Finalmente è arrivata una cosa del quale io mi sono lamentato per diversi mesi, perché chi mi segue su YouTube saprà che io adoro mettere i timestamp in ogni mio video. Quindi quando tu vai nel player dovresti vedere appunto il capitolo. Purtroppo a causa di problemi di copyright, quindi insomma avvisi da parte di MiOyo e altre robe, mi avevano prima tolto questa opportunità, poi me l'avevano rimessa e poi me l'hanno ritolta. Ecco, ti posso dire però che se vai a vedere praticamente ogni video che c'è sul canale, che siano vecchi, che siano nuovi, qualsiasi cosa, ritroverai finalmente i capitoli che. Ti giuro, è una cosa fantastica perché a me piace l'ordine. Quindi, per esempio, nell'ultima recensione narrativa di Honkai Impact Third, che dura un'ora e mezza, quasi un'ora e quaranta, puoi andarti a vedere i capitoli. Che io non lo so, a me piacciono troppo queste cose. Perché quando gli dai un ordine ad un video, che sia qualsiasi cosa, è molto più bello da vedere, no? Quindi vatti a vedere qua. Ovviamente ora c'è, cioè, giusto da specificare che, per esempio, all'interno di un video di questo tipo, i titoli dei capitoli sono tematici, non sono del tipo parte X, Y e Z. Cioè, il titolo è tematico con quello che io ti faccio vedere su schermo. Per dirti, me li hanno tolti da settembre-ottobre del 2023, adesso siamo a fine febbraio, quindi un bel po' di mesi, un bel po' di mesi purtroppo, però finalmente, dai, almeno una news positiva di tanto in tanto. Gli sviluppatori di HoYoverse, per quanto riguarda Honkai Impact Third, hanno annunciato il Twitch Live Stream Event. Questo che cosa significa? Che sarà uno streamer event anche su Honkai Impact Third. Non è la prima volta che lo fanno, però sarà la prima volta per il sottoscritto che cerca di partecipare. Ora specifichiamo un paio di regole. Innanzitutto, anche questo streamer event va ad accompagnare Twitch Drops e tutto il resto, quindi insomma, quando mi vedrai streamare potrai ottenere alcune cosine in gioco. Oltre al fatto che questo si va anche a ricollegare al fatto che sta per uscire la parte 2 il 29 di febbraio. Mi raccomando, segnatevi questa data, gente. E oltre a questo, noi cercheremo di fare almeno un'ora al giorno su Honkai Impact Third, streamandolo appunto su Twitch e tutto il resto. Quindi faremo eventi, faremo Memoria Arena, Universal Mirage, faremo ovviamente la parte narrativa. Anche se su questa non ti so dire se la voglio streamare, perché la parte narrativa è molto lunga. Quindi, se devo fare anche una traduzione di tutto quello che vado a leggere, potrei metterci un bel po'. Detto questo, lo streamer event durerà dal 21 di febbraio, quindi tra 2 giorni, fino al 14 d'aprile. Quindi c'è molto tempo per cercare appunto di fare tutte queste ore. Loro ti vanno a dire che per ottenere un pochino tutte le ricompense minime garantite dovremmo streamare per almeno 30 ore. 30 ore con ovviamente almeno 28 giorni di login, insomma tutte queste cose qua. A prescindere da questo, noi ci proveremo, gente. Quindi per la prima volta seguiamo lo streamer event di Honkai Impact Third. A partire da dopodomani. In questi giorni io vorrei tanto streamare Helldivers 2, vorrei tanto giocarci per una miriade di motivi, dato che il gioco mi piace molto, mi interessa molto. Oggi ho fatto finalmente una piccola missioncina senza capirci una mazza, dato che non seguivo tutorial, sono andato proprio così a cazzo di cane, e il gioco mi è piaciuto molto. L'unica problematica è che hanno ancora dei problemi ai server, purtroppo. Quindi dobbiamo aspettare una patch, dobbiamo aspettare che magari la gente smette un pochino di giocarci, forse, non lo so. Però ti posso dire che durante la giornata è bene o male fattibile giocarci, mentre invece durante la sera no, è assolutamente impossibile. E oltre a questo, mi ha fatto abbastanza ridere che il CEO, che è praticamente il direttore di Harrowhead, che è lo studio di sviluppo che ha fatto appunto Helldivers 2, ha condiviso un commento su questa immagine, su questo memino, perché essenzialmente va a riprendere una cosa che hanno detto molte persone, ovvero che se tu hai un gioco che ha dei problemi nel server, come cavolo ti viene in mente di offrire alle persone di potersi giocare gratuitamente senza il PS Plus, appunto su PS5, quando appunto tutte queste persone arriveranno a riempire questi server, come fai a gestirli? Allora, che cosa ha detto, insomma, il direttore di Arrowhead? In retrospettiva, diciamo che non è stata la migliore idea della vita. E hai assolutamente ragione. Cioè, volevi cercare di scusarti, appunto, con i giocatori, dando il gioco un pochino più accessibile, questo ha totalmente tankato tutti i server. Detto questo, parliamo un pochino di Attack on Titan no Requiem, questo doujinshi, questo manga fan-made, perché hanno pubblicato in queste ultime ore
il poster della parte 4 di questo manga, che vi ricordo ha 6 parti, quindi siamo già a metà. E questo poster è veramente una gran figata, se mi permetti. So che alla gente magari non interessa, o tutti seguono il grande creator di chi non si sa neanche cosa, che stanno tutti lì a criticare come questo manga non rispetta Isayama, quando Isayama dorme con le banconote da non so quanti milionate di yen e dollari. Figurati quanto cavolo gliene frega a lui di un progetto fan-made senza alcun scopo di lucro. Non ne ho idea, perché devi difendere persone milionarie, non lo so. Però dato che io ho letto le prime 3 parti appunto di questo manga fan-made e mi sono piaciute nonostante tutto, nonostante i problemi che hanno avuto all'inizio quando avevano cercato di pubblicizzare appunto questa produzione, ti posso dire che sono interessato appunto a questa parte 4, che avrà la bellezza di 83 pagine. Cioè, sono un bel po', 83 pagine, wow. Non hanno detto quando arriverà, io immagino prossimo mese. Cioè, non credo che avrebbe senso pubblicare un poster se non stai lì appunto per pubblicare la parte 4, però sicuramente lo seguiremo, sicuramente arriverà una recensione o quantomeno una discussione al riguardo, perché questo manga fan made secondo me è fatto abbastanza bene. Non è la soluzione migliore per quanto riguarda una riscrittura al finale di Attack on Titan, ma va bene così. Se è un progetto fan made, dobbiamo per forza parlarne male? Direi di no. Ti voglio parlare un altro po' di Wuthering Waves, dato che è disponibile da qualche ora la closed beta di questo gioco. Allora, io e come tanti altri non abbiamo avuto l'accesso, nonostante mi sono registrato con una mail, registrato con un'altra mail, abbiamo messo anche una terza, niente da fare, nessuno mi ha mandato codici o qualcosa del genere, pazienza, non è che avessi chissà quale tipo di interesse. Però la cosa che ha fatto un pochino parlare del gioco in queste ultime ore è riassunta con questo tweet di Gacha Gamer, dove ci va a dire che il personaggio 5 stelle all'interno appunto del suo banner è garantito in 80 pull, quindi già questo lo rende un pochino più accessibile e leggermente diverso rispetto a quello di Genshin Impact. A parte questo, il personaggio appunto che tu vuoi sbloccare ha sempre una meccanica del 50-50, quindi tu puoi perdere il 5 stelle con un altro PG preso immagino dal banner standard. Non è chiaro quale sia la soft pity, perché il gioco è appena stato rilasciato appunto in closed beta, quindi dovremmo fare, o meglio la community farà dei test per calcolare questa soft pity, ma immagino che sia simile a quella di Genshin, perché quella è un pochino più utilizzata o comunque più conosciuta. Per quanto riguarda il banner dell'arma, è garantito un 5 stelle dopo 80 pull, va bene, simile a quello del personaggio. E l'arma 5 stelle che tu puoi prendere appunto da questo banner, che trovi appunto specificatamente lì, è garantita, quindi non perdi il 50-50 all'interno di quel banner. Secondo me è una cosina molto più interessante. Certo è che forse questo funziona perché nel banner c'è un'unica arma, se ce ne fossero due forse là la cosa un pochino cambierebbe, non lo so, ipotesi mia. E oltre a questo si può anche scegliere addirittura l'arma 5 stelle dal banner standard, appunto quando magari potremmo trovare un qualcosina raggiunta alla pity. Quindi insomma, il gacha di Wuthering Waves è un pochino più accessibile, è simile a Genshin nonostante tutto, e mi piace il fatto che appunto ti danno le armi più accessibili, ma ti ripeto, secondo me è un qualcosa che ha senso fare adesso, ma se il gioco, insomma, quando arriverà e poi magari resterà sul mercato per diversi anni, dubito che faranno sempre un unico banner o quantomeno più banner divisi con un'unica arma garantita. Lo vedo un pochino strano, secondo me, poi vedremo appunto che cosa sarà in futuro. Questa mod per Tekken 8, dove va un pochino a rimpiazzare i vestiti di alcuni personaggi femminili, ovvero la signorina Reina e la signorina Jun Kazama. Che allora, cosa ti posso dire di questo tweet? Ti posso dire che ha ricevuto quasi 30.000 mi piace. Io e tante altre persone, insomma quasi 14.000 persone, ma penso che ci arriveremo anche a 15.000, abbiamo messo nei bookmark o quantomeno nei segnalibri appunto per salvarci questo tweet, per motivi assolutamente artistici, per apprezzare al meglio queste immagini, insomma questo lavoro fatto da alcuni sviluppatori indipendenti. Però questo ti fa capire come il successo di un videogioco, in questo caso Tekken, spinge le persone a
creare arte, perché di arte stiamo parlando. No, adesso scherzando, essenzialmente è una mod molto fanservice. L'unica cosa che ti posso dire su questo, senza entrare in commenti che forse è meglio evitare, è che mi ha colpito il fatto che hanno messo il brand di Tekken, o quantomeno il logo di Tekken, nella cosina qua dell'intimo, giusto per dire come se esistesse appunto un intimo marchiato Tekken. Che sarebbe divertente. Sono strasicuro che tante persone acquisterebbero una cosa del genere. Però, insomma, veramente molto, molto particolare. E per qualche strano motivo mi è rivenuta voglia di giocare a Tekken 8. Non lo so, così a caso. E ora ti parlo di questo bel giochino, ovvero Skull and Bones, che ti posso dire. Questo gioco è l'idea più idiota che io abbia mai visto in questi ultimi anni. Cioè, è un'idea talmente tanto stupida che solo a pensarla mi dico, porca di una miseria, c'è gente che ci ha lavorato a questa trasciata. Giusto per farti capire quanto è incredibile che questo gioco sia uscito a distanza appunto di 10 anni dall'uscita di Assassin's Creed 4 Black Flag, che quello era praticamente il gioco di Assassin's Creed con i pirati, e che appunto hanno fatto un gioco ispirato ai pirati, e come ci dice il giornalista Paul Tassi, hanno impiegato quasi 10 anni per svilupparlo. E tu non controlli un pirata, tu controlli solamente la nave del pirata. Tant'è vero che quando tu fai le battaglie in PvE barra PvP contro altre navi, appunto all'interno del gioco, e quindi cer devi cercare di conquistarle, insomma, attaccarle, tutto il resto, una volta che tu la sconfiggi, parte una cinematica. Non c'è nemmeno il controllo su quello che tu puoi fare appunto sulla nave del nemico, una roba incredibile. E quindi mi ha fatto veramente scassare questo tweet di Paul Tassi proprio perché non ha senso. E ne avevo già parlato qualche giorno fa, come appunto questo è un gioco che tecnicamente poteva anche essere interessante. Vuoi farmi appunto una sorta di gioco simulatore navale, qualcosa di questo tipo, quando in realtà non è niente di tutto ciò. Cioè, hanno preso letteralmente l'unica feature interessante, o quantomeno quella più innovativa di Assassin's Creed 4 Black Flag, e piuttosto che prendersi tutto il resto, che andava ad unire il gioco, quindi l'esperienza del personaggio, il pirata, una bella storia e tutto il resto, no, hanno preso un'unica feature e hanno fatto un gioco e te lo vendono a prezzo pieno. Ubisoft siete degli idioti. Idioti, è una cosa senza senso. E c'è gente che vi supporta. C'è gente che va a comprare queste cagate. Io veramente, guarda quando fallirà Ubisoft, farò festa nazionale, perché non è possibile far uscire una cagata del genere e venderla a prezzo pieno. E tra l'altro avevano anche giustificato il prezzo del gioco qualche giorno fa, qualche settimana fa, dicendo che questo è un gioco di quadrupla A, nel senso che ci hanno lavorato veramente tanto. Ah sì? Cazzo, se questo è il meglio che riesce a fare Ubisoft, siamo messi veramente molto bene. Oggi è uscito su YouTube una nuova puntata di IdeoTube, o quantomeno lo show di Hideo Kojima o di Kojima Production, per quanto riguarda appunto Death Stranding e altri progetti in lavorazione sempre all'interno di questo studio di sviluppo. Hanno parlato di Death Stranding 2, ovviamente, e hanno giusto detto un paio di cose. Ora non ti andrò a descrivere tutto, perché insomma lo vedi qua anche un pochino su schermo, però penso che le parti un pochino più importanti che possiamo dire, grazie anche a questi screenshot di Kami, questo è un creator appunto su Twitter, che allora il gioco è giocabile come avevamo già detto in passato, mi pare dall'inizio alla fine devono ancora sistemare o ottimizzare alcuni asset e devono ancora fare il doppiaggio giapponese, che questo credo che sia un pochino particolare perché evidentemente hanno dato più spazio al doppiaggio inglese, perché vuoi perché ci sono appunto delle celebrità a dover dare la voce, quindi non è che magicamente tutti possono presentarsi là in Giappone dove devono andare a registrare le voice line. E oltre a questo hanno specificato alcune cose anche per quanto riguarda la parte narrativa e la parte di gameplay. Una cosa piuttosto interessante, se mi permetti, è che è stato detto che Sam può rimuovere tutto il suo zaino, quantomeno tutte le cose che può avere su di lui, che è una cosa che già si poteva fare se avete giocato a Death Stranding 1, appunto anche lì. Solo che lì solitamente avevi comunque quella sorta di cosa sulle spalle, no? Quindi immagino che se mi dici una cosa del genere, fai riferimento al fatto che vedrai Sam senza avere questo zaino appunto sulle spalle, quindi
può portare meno robe o quantomeno può essere ancora più agile appunto rispetto al primo, anche perché se devi aggiungere delle cose dal punto di vista del gameplay, ovviamente dobbiamo dare più possibilità al giocatore di controllare meglio il personaggio di Sam. E oltre a questo hanno anche confermato il fatto che si possono distruggere dei ponti e tutto il resto, quindi è una cosa che si era già vista nel trailer. E poi hanno anche detto che saremo in un continente al di fuori dell'America, ma penso che questo si vedeva anche nel trailer, insomma dovremmo essere all'interno del Messico, quindi piuttosto particolare. E poi hanno anche specificato che quella seconda mano che tu vedi appunto qua su Fragile avrà una giustificazione narrativa piuttosto importante, ok? E oltre a questo viene anche specificato come Liu, o quantomeno il BB del primo Death Stranding, è un personaggio assolutamente importante dal punto di vista narrativo, e la sua presenza o assenza tra virgolette nel 2 e anche nel primo ha una giustificazione narrativa straimportante, ma non te la possono dire perché non ti possono fare appunto spoiler narrativi. Quindi non lo so, piuttosto intrigante. Non vedo l'ora di giocare a Death Stranding. Io stravedo per questo gioco. Oggi è uscito su Disney Plus The Marvels, questo ultimo film dei Marvel Studios, con protagonista Captain Marvel, la Capitana Rainbow e poi anche Miss Marvel Kamala Khan. Allora, io avevo già detto la mia perché l'avevo già visto questo film tempo fa e mi pare che ne avevo parlato appunto in una puntatina del Drama News, e ti posso dire che non è che non mi è piaciuto, diciamo che ero molto critico dopo che l'avevo visto perché... Ti ripeto, una volta che tu ti vai a vedere un film carico di hype e poi non ti dico che l'hype non viene rispettato, ma non vedi nulla di eclatante, ci rimani un pochino male, ok? Ora, me lo sono rivisto e non so se dirti che ho apprezzato di più adesso il film, forse perché l'ho visto senza appunto hype, sapendo un pochino dove la trama andava a parare, però è chiaro che ci sono dei problemi all'interno di questo film, cioè la struttura narrativa di questo film regge solamente per il fatto che c'è Captain Marvel, cioè la Capitana Rainbow, Kamala Khan, insomma Miss Marvel e anche Nick Fury hanno poco senso di esistere all'interno di questo film, a parte il fatto che lui è totalmente sprecato, cioè buttato totalmente a caso, ha delle battute che non hanno senso, cioè la maggior parte vedi che sta accadendo qualcosa di importante dal punto di vista narrativo e lui deve tirare fuori la battutina per far ridere, che ok, lo posso pure capire, ma Dio mio, ma vogliamo prendere un pochino seriamente gli eventi che ci sono all'interno del film? Se no ogni cosa deve essere sempre una robina per far ridere. Poi anche la scelta di far ritornare Goose con altri gattini, diciamo, era una robina divertente, ok, la posso pure capire. Però ti ripeto, ci sono molte volte in cui all'interno del film ci sono degli eventi drammatici e vengono messi totalmente in secondo piano appunto da queste scene divertenti che non contribuiscono a più di tanto al mood generale del film. Cioè, per dirti, io questo lo ripeterò sempre, ma è il miglior film che sa gestire appunto la parte divertente, comica e anche quella drammatica è Thor Ragnarok. Lì quando vedi una battutina, una scenetta un pochino silly come la dicono in inglese, nel senso che non è così importante, ha comunque un senso dal punto di vista narrativo e la puoi legare a tutta l'atmosfera del film, che è un film che non si prende così tanto sul serio, nonostante ti va a narrare cose piuttosto particolari. E quindi è un peccato che all'interno di questo film ci siano delle parti un pochino slegate appunto dal tramone. Oltre al fatto che il villain principale, ti posso dire che non mi ha colpito quasi per niente, cioè l'attrice è brava, nulla da dire, ma non lo so, cioè per dirti, ha fatto più casino il villain di Thor Love and Thunder, che non era scritto male, ma Thor Love and Thunder è un film inconcludente, un film che non aggiunge assolutamente nulla al franchise dei Marvel Studios, quindi capito, è stato un villain un pochino sprecato. E poi il problema che ho citato prima del fatto che questi due personaggi della Capitana Rainbow e Miss Marvel sono una bella aggiunta al film, soprattutto la parte un pochino drammatica che c'è tra Rainbow e appunto Captain Marvel, insomma Carol Danvers, è interessante,
Però funziona all'inizio, poi ogni volta che c'è un'interazione tra questi personaggi è come se nulla fosse. Quindi la carica narrativa che c'era finisce nel giro di 30-40 minuti, che è un peccato. E tutto il resto, appunto, lo spiegone che c'è con Miss Marvel e tutto il resto, è un qualcosina che funziona se tu hai visto la serie, appunto, di Miss Marvel. La serie di Miss Marvel non fa cagare, l'abbiamo anche recensita, appunto, qualche mesetto fa, qualche anno fa, sul canale. Però ti ripeto, l'intreccio narrativo è più sulle conseguenze dell'azione di Captain Marvel, che non è una cosa sbagliata, però appunto lascia fuori tutti gli altri personaggi. Cioè Miss Marvel qui è importante perché c'ha questo oggetto, la Capitana Rainbow è importante perché devono includere anche Nick Fury nel mix e quindi devono darle un minimo di spazio. E poi non ti sto a descrivere la scenetta finale, quella di post credits, che insomma credo che sia più fanservice che altro. Però appunto secondo me la parte migliore del film è tutta incentrata su Carol Danvers, che però viene messa poi in secondo piano da tutti gli altri eventi del film. Quindi alla fine della fiera hai un film che secondo me è molto bello, cioè nel senso è godibile assolutamente, che però di tanto in tanto si perde nel farti ridere senza senso o quantomeno nel darti un'esperienza narrativa che non funziona benissimo. Anche perché poi purtroppo quando tu sai che molte persone non seguono tutti gli show di Disney Plus, devi sempre fare le stesse cose, ovvero reintrodurre personaggi, farti vedere scene di flashback e queste cose qui, che non è una cosa sbagliata, però che rottura di scatola, cioè Dio mio. Allora io qua mi chiedo, ma che cosa le fai a fare le serie TV appunto su Disney Plus per reintrodurmi dei personaggi, nel caso appunto della Capitana Rainbow o quantomeno di Miss Marvel, per presentarmela, se poi devi rifare di nuovo la reintroduzione da capo? Non lo so, secondo me è tempo perso. Cioè ci siamo tanto lamentati ai tempi quando era uscito Doctor Strange, il multiverso della follia, che era Doctor Strange che diceva a Wanda: no guarda, non voglio parlare di quello che è successo durante WandaVision, e mi avevi chiuso completamente quella porta. E funzionava, perché se tu sai cosa è successo puoi capire gli eventi, se non lo sai, cazzi tuoi, vatti a vedere anche quello. Che secondo me è una scelta un pochino audace, però funziona di più ai fini narrativi, se no ogni volta dobbiamo stare qui a perderci a reintrodurre le cose. Non lo so, secondo me non è una gran cosa. Detto questo, il film è disponibile appunto su Disney Plus, lo trovate anche in digitale, gente. Diciamo che è un'avventura molto secondaria, peccato, perché Captain Marvel secondo me è un bel personaggio e meriterebbe di più a livello appunto di franchise e tutto il resto. Tra l'altro questo non è stato un gran successo appunto al botteghino, quindi io non lo so come la rivedremo appunto questo personaggio in futuro.